Shokudo Katatsumori, in inglese Rinko's Restaurant, è un film del 2010 diretto da Tomi Nagamai e ispirato dall'omonimo romanzo di Ogawa Ito. A seguito di un'infanzia complicata, la piccola Rinko decide di lasciare il paesino natio per fuggire dalle cattive voci che tormentano la sua vita quotidiana. Arriva così a Tokyo, dove si sistema con la nonna, dalla quale impara a conoscere i segreti della cucina e ad amarne l'arte, maturando così il desiderio di aprire un posto tutto suo. Tuttavia, per lo shock dovuto alla morte della nonna e al brusco allontanamento del fidanzato che la deruba dei soldi messi da parte per il ristorante, la giovane perde la propria voce. Rinko decide perciò di tornare nel luogo della sua infanzia e riallaccia i rapporti con l'eccentrica madre con la quale ha sempre avuto un rapporto freddo. Qui la giovane decide di perseguire il suo amore per la cucina e con l'aiuto di un vecchio amico trasforma il magazzino della madre in un piccolo ristorante nel quale accetta però solo una prenotazione al giorno che le permette di dedicare una cura particolare alla preparazione di ogni piatto. Immersa nella verdeggiante campagna giapponese, la vicenda ritrae in maniera unicamente leggera le storie dei vari clienti, tutti con una delicata e personale storia alle spalle. Grazie alla sua cucina, che sembra quasi avere poteri magici, Rinko riesce a scaldare il cuore dei suoi avventori e a colorare la loro quotidianità in un percorso che le farà riscoprire affetti mai veramente vissuti. Se volete continuare a conoscere con noi la cinematografia giapponese, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali. Trovate i link nella descrizione. Inoltre, vi ricordiamo che il database di tutti i sottotitoli dei nostri film è a vostra disposizione qualora siate interessati a proiettarli all'interno delle vostre manifestazioni. Oppure potete richiederci anche una nuova sottotitolazione. Basta scrivere a info@takamori.it.